E poi oggi, diciamo, parlare di una cosa che ho parlato ieri, già ne ho parlato nel report, nel mio commento al report di Mr. Lynch. Comunque ho imparato come si fa il caffè, eh? Ho imparato tramite mio nonno paterno, non che sia un cuoco, ma ogni tanto comunque cucina bene, però praticamente io sono andato a trovarlo come faccio, diciamo, quasi sempre. Tra l'altro lui, diciamo, lo scorso 18 dicembre ha perso la moglie, cioè mia nonna, lui ha circa 93 anni. Comunque dovrei andare a trovarlo a una certa più frequenza rispetto a prima, ma in realtà proprio perché sono impegnato con questi canali eccetera lo vado a trovare un po' meno, però ogni 2 settimane più o meno, anche prima, 10 giorni diciamo, cerco sempre di andarlo a trovare. Invece prima quando c'erano i miei fratelli qui, adesso non ci sono più qua, andavamo praticamente una volta a settimana. Ad ogni modo sono andato ieri, comunque, questo forse avete visto anche il report, che ho fatto un report anche fuori dal suo palazzo, in genere lo faccio sempre quando capita. E praticamente lui la scorsa volta in cui è andato aveva fatto il caffè ed era buono. Io gli dissi ieri però il caffè, cioè io gli dissi l'altra volta, il caffè comunque io confermai, effettivamente quel caffè fatto l'altra volta non era buono. E lui praticamente disse, se vuoi, lo vuoi, fatelo tu, fatelo tu. Però ovviamente io non ero, non sono in grado di farlo, gliel'ho detto, non lo so fare in realtà, so cucinare altre cose come la pasta, i secondi primari eccetera eccetera, ma il caffè non lo so fare. Andiamo in cucina, boh, mi ha fatto vedere, boh, mi ha fatto vedere sostanzialmente alla fine fare il caffè, davvero semplicissimo, una grande cretinata. Poi ovviamente ci sono gli artisti del caffè, lo sapete, qui a Napoli, detto caffè poi è, diciamo, è un'arte il caffè. E però comunque essenziale è che ho imparato come si fa e posso dire fieramente che l'ho imparato grazie a lui. Sì, poi confesso, anche questo caffè di ieri era buono, poi confesso in realtà che io non sono un grande bevitore di caffè come Mr. Lynch e altre persone. Mi piace, ma non è un'ossessione per me, che a bere ogni giorno. Cioè, mi piace, diciamo, ma d'altra parte appunto napoletano e cosa potrei dire? Però appunto non lo bevo con la stessa. C'è gente qua che c'è persone che lo bevono anche penso più di 5 volte al giorno. Anche una decina, non so se sia anche il caso di Mr. Lynch. Comunque, io praticamente non sono di quelli che lo beve una volta al giorno. Mi piace, ripeto, ma non so perché non ci vado proprio così appresso. Così dietro, ma certamente lo bevo però ogni volta, sempre diciamo nel latte. Ma per me praticamente nel latte è consustanziale, non posso bere il latte senza il caffè, quindi dentro al latte è proprio una droga per me. Devo bere forse il latte con il caffè, poi tra l'altro uniteci al latte e al caffè anche il residuo di cioccolato che lasciano i cereali al cioccolato, i petali possibilmente, più diciamo una decina di biscotti di gocciole Balocco, detti anche gocciolotti, pan di stelle, 4-5 biscotti di pan di stelle, fate una colazione top. Questa ovviamente è la mia colazione, cosa a cui tengo molto, lo potete capire anche al saldo finale, mi riporto la colazione e tra l'altro poi potete anche vederlo nelle mie playlist sul cibo, dedicate al cibo. Ho fatto proprio 2 video sulla colazione, di cui 2 o 3 video, mi sembra, di cui uno in particolare in cui si vede me, diciamo, mentre lo mangio. Quello fu, diciamo, una sorta di regalo che feci per il compleanno, una, no, per, scusate, di Natale per David Lynch, che appunto ripresi a me che mentre bevevo mangiavo la colazione, con, tra l'altro, con anche in sotto, la durata di un quarto d'ora del video, con, tra l'altro in sottofondo anche 2 mie interpretazioni di Twin Peaks, i due pezzi di Twin Peaks sono Freshly Squeezed e Dance of the Dream Man sulla sax. In realtà non ricordo se forse solo una delle due. In genere questi sono i due pezzi che inserisco sempre sui video, nei video dedicati al cibo, perché sono due pezzi sognanti e che tra l'altro sì, che io identifico proprio con il cibo se devo pensare a Twin Peaks. E tra l'altro uno dei due, se non erro, si sente anche in sottofondo nel, quando mangiano le ciambelle con il caffè, nel dipartimento dello sceriffo, ma anche altri momenti comici, non solo quando mangiano. Comunque, sì, queste 2 interpretazioni le trovate innanzitutto nella playlist Twin Peaks 9091 sul canale principale tastiera, ma metto come sempre anche i link in descrizione dei video specifici se qualcun altro fosse interessato. Comunque, questo regalo di Natale per David Lynch fu molto divertente. Andatelo a vedere nel caso vi interessa. Sì, fu molto divertente. Non si vede proprio in presa diretta diciamo, la colazione, si vede me che mentre la mangio, però comunque si vedono ogni tanto i biscotti mentre li mangio, eccetera, eccetera. Sì, poi metto proprio il link del video specifico per qualcuno interessato, poi.